Lo sci estivo più alto d'Europa è quello di Plateau Rosà, dove è garantita per tutta l'estate neve sempre compatta. Gli impianti saranno aperti tutti i giorni dal 28 giugno 2017 sino al 10 settembre. Le piste del ghiacciaio sono raggiungibili in funivia da Cervinia, offrono discese per tutti e tracciati riservati per allenamenti. Per gli appassionati dello snowboard e del freestyle, il luogo di ritrovo sul ghiacciaio è il Gravity Park, con Big A, Superpipe, kicker alti fino a 20 metri, rails, box jibs e hidden obstacles. E per migliorare la tecnica, tutti a scuola con stage di sci e snowboard personalizzati secondo le proprie esigenze. L'estate nella Valle del Cervino significa per gli appassionati della mountain bike un'infinità di percorsi. Utilizzando gli impianti del Cervino si accede a tracciati di downhill, free bike, enduro e cross country. Il 29 e 30 luglio un appuntamento da non mancare, la ormai classicissima Maxi Avalanche da Plateau Rosà fino a Breuil Cervinia. 1500 metri di dislivello tutti in mountain bike. Gli amanti del golf potranno cimentarsi in un campo a 18 buche, il più alto green d'Italia, con una spettacolare vista sul Cervino. Così diventa possibile sciare al mattino e giocare a golf il pomeriggio. Per tutta l'estate le guide del Cervino organizzano escursioni, trekking in quota, arrampicate, compresa l'ascensione del Cervino in tutta sicurezza. Breuil Cervinia è la prima stazione del comprensorio ad inaugurare la stagione estiva. Sarà seguita da Val Tournanche dall'8 luglio al 3 settembre e da Chamois e Tornion. Tutte le informazioni nel sito www.cervinia.it.